Buongiorno, amiche. Allora, qualcuno non ha capito come si esegue la federina del cuscino. Quello che stiamo vedendo è un cuscino a tre volà, smerlato. Quindi, le misure che io vi ho dato sono che da un taglio di una stoffa di un metro e e 70 1,20 m va via di batista, 1,20 m va via per il lenzuolino: da cesta: e 50 centimetri rimangono per fare il cuscino. Allora, il lato del batista di larghezza è questo dove c'è la cimusa. cimosa. cimosa. Ed è 90 centimetri su per giù. Quindi noi abbiamo il, il cuscino tirato fuori dai 50 centimetri che rimangono del lenzuolo. Quindi, mentre nel lenzuolo la cimosa è dai due lati, destro, e sinistra, nel cuscino la cimosa vi verrà dal davanti. Dal dietro quindi vi rimarrà un bel pezzo qui da poter fare ancora qualche bavetta, qualcosina Allora ricapitoliamo quello che le misure che io vi ho dato sono 5 centimetri qui, da questo lato, e 5 dal sotto. Che poi sarebbe il sopra del cuscino, dalla cimosa, in poi 5. E, e fare questo segnale che vedete qui? Questo punto, questo altro punto, e poi anche dal lato da questo lato, invece, da questo lato, io vi ho detto di lasciare 11 centimetri, vedete che sono di più. Quindi questi 11 centimetri che ci saranno di qua in più. Poi quando chiudiamo il cuscino ci servono dal dentro. Quindi, dopo aver tirato il primo filo, tirate anche gli altri fili e dopo vi disegnate lo smerlo tutto attorno. Lo smello io l'ho disegnato. Guardate, a 4 centimetri dallo sfilato. I fili si tirano sempre dal primo filo verso dentro. Se dovete fare punto quadro, se dovete fare rete, sfilatura. Qualsiasi cosa dovete fare, dovete sfilarlo verso dentro. Però, tenete conto che se dovete fare qualche sfilatura particolare. Invece di 50 centimetri il cuscino lo dovete fare almeno 53 perché la sfilatura poi vi mangia i centimetri interni e il cuscino vi viene piccolo dall'interno. Questo è per semplice rullino a giorno, queste misure che io vi ho dato. Quindi questo è il problema abbiamo già i fili tirati da tutti e due i lati e questo cuscino finito deve arrivare a 40 cm x 35 quindi calcolando anche i volà che ci sono attorno perché dovete calcolare che una cesta è 45 cm quindi non potete fare un cuscino più grande di quanto è il cestone se no dopo dovrà venire eh, piegato e allora l'effetto dei volà non si vede più quindi questo cuscino verrà 35 centimetri di larghezza per guardate 25 di lunghezza 35 interna e 25 di larghezza totale. Dopodiché che avete rifinito questo orlo a questo smerlo tutto completo, il primo giro di orlo a giorno dal lato della chiusura, questo qui lo potete pure fare perché qua non c'è bisogno della chiusura la chiusura verrà fatta da questo lato e da questo lato perché poi da questo lato verrà fatta soltanto all'interno perché l'altra stoffa sarà questa qui che verrà dentro ora vi faccio vedere il cuscino chiuso un attimino Basta prendere questo qui dai due lati. Scusate, piano piano perché non ho nessun assistente. Ecco, qui fi finirà l'orlo dello smerlo. Beh. e questo è lo smerlo finale di sotto io il ricamo lo farò qui a centro però naturalmente non viene fatto da questo verso verrà fatto dall'altro verso perché questo è lo smerlo che verrà sopra la testa del bambino non sotto da qui come vedete quelli in più da qui verranno ritagliati, però dal dentro, da questo lato interno, calcolandosi almeno due centimetri da questo lato, da questo lato interno tutta questa verrà bordura interna dentro il cuscinino fino a qui che terrà il cuscino, terrà il cuscino internamente. Quindi questo pezzetto... Più questo pezzettino, questo pezzetto, più questo pezzettino verranno inseriti dentro il cuscino almeno fino a qui, per poter mettere il cuscino. Il ricamo verrà fatto centrale in questo punto. Spero di eh, questo, questo pezzo naturalmente vi resterà. Vedete, tutto questo pezzettino vi, vi resterà. Per poter fare qualche bavettina basta che vi distanziate da qui almeno due dita all'interno e già potete tagliare questo pezzo di stoffa affinché possiate lavorare con meno stoffa nelle mani mi raccomando se invece volete fare una federa con i quattro bordi naturalmente dovete tenere conto del bordino ma non fatela mai più grande di 40 al massimo 41 cm perché il problema è che le ceste le fanno troppo piccole vi auguro buon lavoro e a presto